collaboratore, che cosa ha rappresentato il tentato omicidio di Consiglio Salvatore? Diciamo che da quel momento l'attività investigativa che sul territorio c'era, ha segnato un punto di svolta, nel senso che il Comando Provinciale dei Carabinieri e il gruppo di Gioia Tauro neocostituito si è impegnato sotto la direzione e il coordinamento del collega Paci e il coordinatore della Via Tirrenica della dottoressa Ciglio, si è concentrata su questa nuova realtà, su questa storica realtà criminale che però non è stata mai accertata in via giudiziaria, avendo subito minore attenzione da parte rispetto alle cosche storiche dell'area del Rosarnese, Pesce e Bellocco, avendo appunto ricevuto una minore attenzione. È evidente che peraltro anche le operazioni giudiziarie che hanno seguito le sorti del Bellocco e dei Pesce ha favorito questa attenzione giudiziaria, ha favorito la cosca Cacciola. Da quel momento si è aperto un quadro che ci consente di delineare le dinamiche interne alla stessa cosca, che ha vissuto delle frizioni interne tra i giovani riferibili alla figura di Cacciola Domenico, scomparso nel 2013, i vecchi reggenti della cosca Cacciola, Cacciola Giovanni Battista, con la cosca federata dei Grasso. All'interno noi abbiamo percepito una divisione, che peraltro sfociata anche nel tentativo di omicidio di Consiglio Salvatore, e una serie di interessi economici che in traffici illeciti che andavano dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti, di cui la cosca Cacciola si faceva referente anche per conto di altre articolazioni criminali, con importazioni per centinaia di chili di cocaina, nonché con importazioni di centinaia, migliaia di chili di hashish e marijuana dal Marocco attraverso la Spagna. Siamo riusciti a monitorare alcune di queste importazioni, siamo riusciti a monitorare tutta una serie di reati in materia di armi di cui la cosca aveva disponibilità e che in ultimo hanno trovato riscontro anche nei sequestri eseguiti stamattina, che hanno condotto appunto al rinvenimento e sequestro di alcuni fucili mitragliatori, Uzi, AK, alcune pistole e fucili calibro 12, nonché in una rilevante somma di denaro sulla quale sono in corso accertamenti, oltre che stupefacenti. Procuratore, dell'importazione di questa droga dal Sud America c'erano come garante i Santo Lucoti. Erano coinvolti, diciamo che questa cosca Cacciola aveva assunto un ruolo di rilievo in questi traffici internazionali direttamente. Sicuramente in uno di questi traffici, in questa importazione, sono coinvolte anche esponenti delle cosche regine, della Ionica Regina. Abbiamo registrato anche presso la casa di Grasso l'arrivo di soggetti siciliani che si erano recati appunto da Grasso per l'acquisto di quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo cocaina. Quindi dei sette che mancano all'appello, qualcuno è di San Luca, no? No, sono tutti quanti relativi all'area rosarnese. Ok, facciamo